Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, uccisi il 23 maggio del 1992. La memoria è per noi la più alta forma di impegno civico che possiamo avere oggi nel nostro presente per caratterizzare le scelte, le azioni dei rappresentanti istituzionali, della società tutta, i media, l'opinione pubblica, ma poi i giovani, i giovanissimi. Tanti ragazzi o erano troppo piccoli nel 92 o non erano neanche ancora nati all'indomani delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Quindi è fondamentale un lavoro continuo di rinnovo, di conoscenza e di incontro della testimonianza delle storie di questi grandi uomini del nostro paese affinché la memoria possa essere sempre viva. Oggi nella nostra piazza Municipio, una piazza che è diventata più bella e che è stata anche trasformata dall'impegno di questi anni di tutta l'amministrazione, resta però un punto, che è una lapide, che ricorda quell'albero messo nel 97 per ricordare il giudice Falcone e che oggi abbiamo onorato deponendo al nome della città di Napoli dei fiori, e l'abbiamo fatto accompagnati dalle scuole della nostra città che hanno affrontato quest'anno i percorsi di conoscenza e di incontro, di legalità e soprattutto di impegno civico per i nostri territori.